Noi stiamo raccontando tante storie, anche quella purtroppo di tante attività che sono in difficoltà per le bollette, immagino anche per un teatro. Un teatro è senti, mi hai dato una botta di coltello. È arrivato proprio avanti ieri la bolletta della luce, che tu sai che il teatro con l'elettricità è diventa quasi schiavo, perché deve stare sempre acceso. E non è che puoi fare il teatro al buio. I fari perché consumano, noi lo vorremmo fare con le candele, ma è difficile. Abbiamo già parlato in associazione con tutti gli attori, i quali molto gentilmente e comprensibili ha detto va bene, dico, quel che è per adesso, vediamo finché possiamo, andiamo avanti, quando sarà il momento o stringiamo un po' la cinta, e quando sarà impossibile vuol dire che faremo. Siamo stati fermi un anno circa per il Covid, staremo fermi un altro anno perché la bolletta è aumentata, il gas è andato alle stelle. Addirittura vi dovreste fermare. Ma certo, perché noi siamo un'associazione culturale e che non ha sovvenzionamenti da nessuno, lo sanno, l'unico nostro finanziatore è il pubblico al botteghino. Abbiamo resistito per 45 anni. E teniamo duro. Per adesso non abbiamo neanche l'inizio del problema, però non si sa mai.